Ben ritrovati a Cielo Aperto, un cordiale saluto da Claudio Ferri. Di cosa ci occuperemo in questa puntata? Bene, parleremo di vendemmia, ma parleremo anche di Parmigiano Reggiano, perché abbiamo fatto visita ad un'azienda che produce latte con una razza, la razza Brunalpina, è un'azienda di montagna del territorio bolognese che tra l'altro si è aggiudicata diversi premi per la qualità del latte. Parleremo anche di Consorzio di Burana e di quello che ha fatto in montagna recuperando un antico torrente che era stato, diciamo così, sepolto dalla vegetazione. Occhi puntati verso il cielo ed uno sguardo sui filari, l'attenzione dei viticoltori è alta, vendemmia da poco iniziata e dopo un'estate piovosa ora i produttori incrociano le dita e sperano in giornate di sole necessarie per portare a maturazione le uve. Secondo l'associazione Enologi quest'anno in Italia si produrranno tra i 41 e i 42 milioni di ettolitri di vino. Il Veneto si conferma la regione più produttiva seguita dall'Emilia Romagna con 6 milioni e 700 mila ettolitri. Dalle prime stime in Romagna ci sarà un calo produttivo di circa il 10-12% rispetto al 2013, mentre in Emilia le valutazioni realizzate sui vigneti confermano una produzione media di Lambruschi inferiore del 5%. Il fattore climatico resta tuttavia lo spauracchio dei vignaioli. Il maltempo l'ha fatto un po' da padrone quest'estate, quindi è chiaro che adesso ci ritroviamo qualche piccolo problema. Dico piccolo problema perché sostanzialmente la vendemmia è iniziata, ma la qualità delle uve comunque rimane buona, la sanità delle uve rimane ancora buona. È chiaro che adesso in un momento di maturazione servirebbe più sole, più caldo e purtroppo questo stenta ad arrivare. Sappiamo che dobbiamo fare i conti con il tempo, con il meteo. È stata un'estate piovosa e fresca che ha favorito lo sviluppo della pianta del grappolo. Però adesso abbiamo qualche problema legato al meteo, ripeto, avremo bisogno di più sole, più caldo. È corretto dire che negli ultimi anni ci eravamo così abituati a vendemmie molto anticipate, perché comunque abbiamo visto estati molto calde, anche poco piovose, quindi si andava a vendemmiare addirittura insomma dopo la metà di agosto, quando invece se andiamo indietro qualche decina d'anni, insomma ottobre era il mese della vendemmia. Sì, siamo ritornati alla normalità, mettiamola così, perché comunque ci eravamo abituati ad anticipare sempre di più la vendemmia, ciò dovuto ovviamente alle estati calde e afose degli ultimi anni. Adesso che siamo ritornati ad avere delle estati più miti e anche più piovose, chiaramente ciò ritarda di nuovo la vendemmia e ritorniamo lentamente alla normalità con le prime raccolte, uve raccolte, i primi di settembre, per poi terminare all'incirca verso la metà fine di ottobre. Ecco, in termini produttivi si possono fare così delle previsioni in termini così percentuali, insomma un'annata più produttiva o meno produttiva, facendo riferimento al 2013, quindi lo scorso anno? Sì, possiamo fare una prima stima, stiamo parlando del nostro territorio, cioè Modena, un calo rispetto allo scorso anno di un 5-6%. Calo più che altro dovuto alle grandinate forti del 30 di aprile che sono avvenute nella zona ricompresa tra Modena, Bonporto, Sorbara e San Prospero. Lì ha colpito veramente duro, abbiamo avuto dei cali anche di 80-90% in alcune aziende e quindi è chiaro che lì la produzione diminuisce. Questo va a diminuire tutta quanta la percentuale a livello territoriale, però insomma parliamo di un calo molto molto piccolo, comunque basso, un 5-10%, al massimo arriveremo alla fine, quindi stiamo parlando di una riconferma sostanziale della vendemmia dei quantitativi dello scorso anno. Ci siamo spostati da un filare di Pignoletto ad uno di Lambrusco, in questo caso Graspa Rossa, questa è terra quindi di DOC, sia di Pignoletto che di Lambruschi.
Possiamo fare distinzioni tra questi due vitigni, sempre facendo riferimento un po' all'annata? Ma sicuramente sì, un po' di distinzione la dobbiamo fare. Il Pignoletto, che è già in vendemmia, comunque in fase vendemmiale, sta avendo, diciamo, un buon percorso, una buona maturazione, sempre ovviamente legato alle condizioni meteo degli ultimi giorni. Però possiamo parlare comunque di un buon prodotto con una buona acidità e anche una discreta gradazione. Per quel che riguarda il Lambrusco, siamo ancora in anticipo, dobbiamo ancora, ovviamente mi riferisco al Lambrusco Grasparossa di Castelvetro, siamo ancora in anticipo, dobbiamo ancora iniziare la vendemmia. Rispetto al Pignoletto, però, io credo che il Lambrusco Grasparossa manterrà la sua solita il suo solito periodo vendemmiale, mentre invece per il Pignoletto abbiamo visto uno slittamento in avanti della vendemmia, un ritardo. Io credo che anche per il Lambrusco Grasparossa sarà sicuramente una buona vendemmia. L'incognita, ovviamente, maltempo la farà da padrona, perché se avremo giorni belli di sole potremo anche avere una buona gradazione sul Lambrusco Grasparossa di Castelvetro. Se invece imperverserà nuovamente il maltempo anche nei prossimi giorni, chiaramente avremo delle gradazioni più limitate. Una riflessione sul vino e soprattutto sul mercato del vino, che negli ultimi mesi ha segnato il passo. Mi riferisco un po' ai vini generici, che hanno subito flessioni anche del 30%. Questo che cosa significa per i produttori? Ci saranno bilanci più magri, visto che comunque i prezzi sono inferiori a livello internazionale, quindi anche i nostri vini subiranno un contraccolpo? Ma adesso qui da noi, sul territorio modenese, dove abbiamo soprattutto vini DOP e IGP, chiaramente lo sentiremo molto molto meno, quindi anche adesso vediamo che le quotazioni dei nostri vini si stanno mantenendo o addirittura, come nel caso del Pignoletto, stanno incrementando, quindi non credo che avremo ripercussioni significative anche sui bilanci delle uve, sui bilanci delle cooperative. Mentre invece se andiamo in giro per la regione o addirittura per il territorio nazionale, sicuramente questo inciderà e non poco sui bilanci, perché comunque in altre parti d'Italia si fanno anche più vini comuni, più vini da tavola, che hanno subito, come dicevi tu in precedenza, un abbassamento notevole delle quotazioni.